E rieccoci dopo una settimana particolarmente intensa per entrambi. Un caro saluto! Un caro saluto! Ormai non ti vengono tagliate le mani, nonostante tu riesca a fare. No, ci sto, mi hanno assicurato che ci sto tutto. Sì, perché vabbè, adesso spieghiamo per persone a casa, siamo col green screen, quindi. Adesso non è che dobbiamo rivelare Ma sì, tutti i riveliamo segreti questi trucchi, questi segreti, e del quindi cioè, se tu allarghi troppo, una certa, finisce il verde. Ma mi hanno assicurato che posso, Sì, per ma cui magari evitiamo anche di fare questo. un Un caro caro saluto saluto a a tutti, tutti. eccoci qua. Siamo appunto, dicevo, una settimana intensa, Sì, ma. allora, questa puntata è stato deciso che la farà solo Brida. Sarà un monologo perché io sono troppo stanco. Cos'hai fatto tutta questa settimana? Cos'hai Ma fatto? ho viaggiato tantissimo, Brida. Sono andato in un sacco di posti, anche in esplorazione canavesana. Sono andato, ad esempio, per la prima volta nella storia della mia esistenza a Rocca Canavese. Patria del buon Leo. È un bel viaggio comunque, sostanzioso. Quindi ho viaggiato tanto, poi ovviamente sto studiando, quindi è così. È Oggi così. mi addormenterò sul Pensa, non tavolo. hai neanche dato un esame, quindi. Sì, bravissimo. Brida ha dato l'esame, ha finito tutti i suoi esami, è contento di farvelo sapere. E gli facciamo tutti i complimenti, fateglieli anche voi, scrivendo nei commenti. Bene, adesso che ti sei, insomma, giubilato in questo modo. Allora, adesso mi sono giubilato in questo modo, cominciamo la nostra puntata e lo facciamo con una prima notizia che ha destato molto scalpore, insomma, perché io non lo sapevo, ma a Napoli era stata installata un'opera d'arte, la Venere degli Stracci, che adesso noi abbiamo un'immagine, la vediamo. Eccola qui, era la foto in alto, Ok, era io proprio non questa l'avevo opera. mai vista, tu l'avevi mai No, visto? non l'ho mai vista, ma era stata davvero installata da pochissimo. E da parte di quest'opera è di Michelangelo Sì, Pistoletto. artista è noto, È noto. però l'opera non la conoscevo, tra l'altro un qualcosa di massive, come si dice in questi casi, cioè davvero alta come il palazzo di più. Bisogna Sì, adesso bisogna vedere. Comunque, sì, vedere in era prospettiva, molto però. alta. No, non era alta come il palazzo, perché vedi che Ah, la cosa. sì, però E insomma. sotto c'è appunto la foto, perché qualche giorno fa è stato appiccato un fuoco e quindi questa statua è stata veramente andata distrutta. E ha destato molto Ecco, scalpore. fino a qua io più o meno l'avevo sentita questa cosa, però Cosa è quello che hai messo a successo? Cosa è sinistra. successo? Bisogna trovare il colpevole, no? E quindi è partita la caccia a chi ha appiccato il fuoco. E come prima ipotesi, fatta proprio anche dal primo cittadino, che non ricordo il nome, mi scuso col primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, ecco, è stato proprio lui a lanciare un po' questa ipotesi che potesse essere stata colpa dei social, ovvero di una sfida social. Lui dice, negli giorni scorsi, negli ultimi giorni c'era una specie di gara sui social che invitava a bruciare la statua. E soprattutto anche poi, siamo in un periodo in cui di social se ne è stata parlando tanto, anche perché proprio nella cronaca, no? L'incidente che ricorderai, insomma, che ha causato la morte della mamma e di un suo bambino per colpa di un gruppo di YouTuber. E quindi subito scattata, no? I social di qua, di là, e Sì, però portano. su che base? Cioè, nel senso. No, nessuna, cioè, diciamo che è partita un po' da questa cosa, da questa dichiarazione, e poi, boh, cioè, boh, Parte il allora fatto che tutti. penso che sia un qualcosa su cui poi ci saranno delle indagini, Ma no? Per cui. è certo che ci sono state, c'è cioè già pure stato il colpevole, ma nel Ah, ok. frattempo, il TG2 lancia, insomma. Lancio, diciamo, questo intervento di questa YouTuber in cui, insomma, fa questo breve appello a tutti i ragazzi, insomma, di usare i social come si deve. La Ma YouTuber è Eleonora Olivieri. questa non è una novità, perché tu hai parlato prima dell'incidente in automobile che aveva Sì. provocato. Ecco, già da lì io avevo visto che, non so se fosse Rai Sì, 2 loro o hanno se fosse fatto. un altro canale, Sì. forse un canale Mediaset, però forse era proprio da Rai 2, in cui invitavano YouTuber. Per carità, io ci bazzico un po' su YouTube, no? Sull'internet. Sull'internet.
ho visto gente che io non, di cui io non avevo mai sentito parlare, ma va bene, saranno effettivamente famosi nel loro ambito, poi insomma YouTube Italia è molto ampio, sì, no? Sì, cioè, sì. YouTuber che appunto si appellavano ai loro colleghi principalmente dicendo sì. Facciamo un uso responsabile e quant'altro, e non pensavo che questa cosa prendesse piede anche al di là di quel preciso momento in cui c'era stato l'incidente, in cui l'opinione pubblica era effettivamente incentrata su quello, e invece a quanto pare continua. Sì, quello praticamente, questo appello è stato subito dopo, io me lo ricordo, l'ho visto. Praticamente quel giorno stesso è stato lanciato appunto questo appello, ma poi sono svolte le indagini e hanno portato all'arresto di un 32enne senza fissa dimora, quindi non c'entra i social assolutamente, in questo caso non c'entravano assolutamente nulla, e quindi insomma... E cosa ci resta però di questo? È sempre un po' quello che ci chiediamo quando parte un'indagine nei confronti di qualcuno e noi lo colpevolizziamo solo perché esiste l'indagine. Certo. Qua non abbiamo qualcuno, qua abbiamo qualcosa, però il discorso è lo stesso. Cioè, quello che rimane è il titolo di giornale, quello che rimane è l'appello, quello che rimane è la pubblicità negativa che sì, si fa, sì, no? Sì, certo. E poi, alla fine, è quello che fa scalpore più... Sì. Del nome, dell'aspettiva ragione per la quale l'evento è accaduto, sì, no? Sì, 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 sì. Quindi tutto si tramuta sempre in un appello garantista, no? Fino a quando le cose non sono chiare, definite, fino a quando non le ha decise il giudice, sì. Lasciamo perdere. Tu parli da giurista e quindi insomma... Se non vogliamo parlare da giurista, parliamo invece dell'opera d'arte. Allora... Ardere l'opera d'arte è davvero... Sì, è una cosa terribile. Perché i danni si possono riparare, un tipo di danno, quelli di ultime generazioni che imbrattano il Senato, lo puoi pulire, no? Però ardere è davvero... No, non è semplice, comunque. No, perché... Però comunque si può, tramite degli interventi di restauro, si può. Ardere è davvero è proprio mancare di rispetto in modo sommo, ok? Siamo stati noi ieri sera in una chiesa di Ivrea che è stata effettivamente vittima di un incendio qualche anno fa, ed è impressionante, ci avevo riflettuto ieri sera quando ero in questa chiesa, vedere i brandelli di tela bruciati che rimanevano ancora attaccati alla cornice, però del resto non c'era sì, niente. Non c'è una possibilità di recupero. Non c'è, proprio, non c'è, non... È la cosa più brutta che si possa fare. È davvero proprio un dover ripartire dall'inizio, poi lo vedi anche dall'immagine lì, è davvero tristissimo. Veramente. E quindi, comunque, insomma, appunto, abbiamo riflettuto su questa cosa dell'arte molto interessante, e anche appunto sui social, che per carità hanno, come tutte le cose, no, i loro aspetti positivi, i loro aspetti negativi, però prima di partire in quarta riflettiamoci su, cerchiamo davvero di capire come sono andate le cose. Sì, detto questo, non è comunque se l'ardere è la forma più grave, le altre forme non siano sempre, cioè non sto invocando, abbiamo parlato già dell'imbrattare le opere d'arte, ho già espresso la mia opinione ferventemente, no? Qualche puntata fa. E quindi insomma questa era la notizia. Va bene. Allora noi abbiamo fatto il brindisi, quindi facciamo un brindisi, facciamo. Ecco qua. Sì, bene. Ecco. Diciamo che Brida, prima di iniziare la puntata, fa: questo spritz l'ho preso io, ha fatto bene a dirlo, così partivo già proprio prevenuto e non sono rimasto colpito. Santa pazienza. Allora, dopo questo, insomma, adesso parliamo di una tematica politica che a te piace molto, parliamo insomma di questa idea, questa proposta che è diventata effettiva, ovvero della tessera dedicata a te. Vediamo, grazie. No, a te in senso generale. Ecco qua, ho messo queste due immagini, la prima in alto è il ministro Lollobrigida, la seconda invece, perché mentre succedeva tutto questo, il presidente del Consiglio Meloni era a Vilnius,
Sì, Vilnius, che come tu sai... Per il congresso della NATO e quindi... Che come tu sai, Vilnius, capitale della... Non lo so. Va bene. Vabbè, insomma, io direi... Non importa, dai. Possiamo anche andare oltre. È solo una capitale di un paese dell'Unione Europea, non importa. Sì, va bene. C'era il congresso, andiamo avanti, c'era il congresso della NATO e non so se hai visto questo video. No, non l'ho visto. È molto simpatico, per carità, ci sta... Insomma, non è che uno voglia prenderla in giro, ci mancherebbe altro. Lei praticamente dopo una giornata intensa di lavoro, lei era sui tacchi in sostanza, tutta la mattina presto, e quindi a un certo punto questa conferenza stampa chiede al suo entourage, insomma, ai suoi... ma quanto manca ancora, no? Perché mi fanno male i piedi? E poi dopo, insomma... riesce comunque a concludere la conferenza stampa e poi si vede proprio che scappa via. Ma allora, qua si posso dare un consiglio, insomma, io non sono proprio uno stilista, però normalmente cosa si fa alle cerimonie? Ok, tu magari nella parte principale, più importante della cerimonia, stai con i tacchi, poi ti prendi le ciabattine, le scarpe basse. Scarpe basse. La ginnastica proprio no, però tipo i sandaletti, cose del genere, e fai il cambio. Allora io, insomma, sai che mi sono proposto più volte come diciamo consigliere social e anche sì. Manager, ma di qualunque partito, non mi interessa, consiglierei appunto una strategia di questo tipo, cioè portiamoci dietro dei sandali. Io ricordo che a Pietraligure dispongo... No, per favore, non tiriamo fuori queste... Dispongo di sandali che sono stati soprannominati come sandali di Gesù, e per quindi immaginate fattura. Forse sono un po' sgualciti, un po' vintage. Antiquati. Da boomer, però, ma proprio un boomer di quelli... Però almeno non ti fanno venire mai i piedi. Sì, sì, no, ti fa venire i quaiunque. Vabbè, ma quello con il tempo, cioè... Che città è uno che soffre di questa problematica, insomma, ogni 3x2 c'è un quaiuno. Ma possiamo raccontare, poi facciamo una puntata in futuro dedicata totalmente alle patologie che hanno colpito il piede destro di città. Io eviterei, soprattutto perché ho in mente ancora... No, con tanto di immagini, tanto... Io in galleria ce le ho ancora tutte. Mamma mia, una roba terribile. Faremo una puntata vietata ai minori, perché è proprio una cosa... Va bene. No, ma tutti possono imparare da queste disavventure. Sì, ma per carità. Comunque, vabbè, insomma, tutto questo per parlare, insomma, di questa social card, giusto, se non sbaglio, che è stata praticamente un'idea appunto per venire incontro alle difficoltà, insomma, degli italiani quando vanno a fare la spesa. Quindi questa è una social card che serve appunto per acquistare dei beni alimentari e verrà appunto spedita a tutte quelle famiglie che hanno un reddito ISEE, se non sbaglio, inferiore ai 15.000 euro. E il titolo, insomma, questa è una notizia che ho preso da Repubblica, la beffa dei social, della social card che non andrà ai veri poveri, qual è? Loro, ho letto l'articolo, insomma, loro dicono, la soglia, ovvero quella dei 15.000 euro dell'ISEE, è molto più alta rispetto a quella del reddito di cittadinanza, quella che era per il reddito di cittadinanza, e quindi arrivi a molte meno famiglie rispetto a quelle che in realtà hanno effettivamente bisogno. Quindi era questo un po' l'idea. Sì, ok, allora questo è un punto che ho sentito dire, però cioè non possiamo neanche dire che sia il reddito di cittadinanza, la soglia di percezione del reddito di cittadinanza, stabilire cosa sia povertà e cosa non sia povertà, okay. Cioè... ma allora il fatto è che oltre al criterio che hai detto ce ne sono poi tanti altri che sono stati oltremodo criticati, e in particolar modo il criterio della famiglia, cioè deve essere un nucleo familiare di, mi sembra, almeno 3 persone. Sono esclusi, esempio, i genitori single. Esatto, per percepire. E questo capisco che sia criticato, capisco che dall'altra parte sia
insomma, in linea, in linea quello, con quella che è la loro nuovo orientamento di tutela della famiglia, no? Famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale, ovviamente, perché il genitore single con il figlio magari per loro non è definibile, certo, propriamente famiglia tradizionale, quindi va bene tutto. Detto questo, poi c'è anche chi critica l'entità della cifra. Sì, perché allora, sono tipo per... 380 euro sì, una volta e sì, poi basta, poi basta, non è... certo. Sono stati stanziati, ho letto, 500 milioni di euro. Che è pochissimo per una cosa di... per una attività di welfare che vorrebbe essere. Insomma, secondo me c'è da una parte un tentativo di dire... Noi abbiamo tolto il reddito di cittadinanza, però non ci allontaniamo dallo stato welfare, sì, ok? Noi sostituiamo il reddito di cittadinanza con qualcosa. Dall'altra parte poi forse c'è l'effettiva efficacia della misura che andremo a vedere... sì, perché non è ancora partito. Andremo a vedere, per carità, però dall'entità, dai numeri, ok? Dai requisiti. Un altro requisito, tra l'altro, è che tu puoi ricevere questo beneficio se non ricevi nessun altro beneficio. E quindi non è... cioè, soprattutto per le persone cioè, più povere, ricevono magari già altri inizia a diventare un attimo complesso, no? Ci sono dei comuni, soprattutto in Piemonte, che in virtù del basso numero di abitanti ricevono ad esempio una sola tessera da distribuire tra tutti i loro abitanti, no? Che proporzionalmente magari è di meno rispetto al numero che riceve un comune più grande. Sì, sì, ci sono sì, un po' di comuni. Infatti anche ho letto che proprio i sindaci di diversi comuni hanno anche protestato. Questa, tra l'altro questa proposta doveva essere approvata e comunque uscire insomma qualche tempo fa, qualche settimana fa, invece è stata posticipata proprio perché c'erano, erano state rilevate queste incongruenze, queste difficoltà, e quindi si era cercato un po' di riparare. Certo è, e qua arriva la classica tirata che faccio, liberista, ok? Che tra l'altro ci ho riflettuto molto su questa cosa, cioè io ragiono sempre molto per principio, diffondo questi principi liberisti e liberali. Stavo parlando con un mio amico qualche giorno fa di liberalizzazione delle droghe, no? E lui mi fa, però Città, tu secondo me sbagli perché ragioni troppo per principio. Dovresti guardare più caso per caso e dire in questo caso magari i miei principi liberisti liberali si applicano, in quest'altro no, e non estendere in modo generalizzato. Per cui ok, io adesso faccio la solita tirata, però sappiate che è tutto in discussione anche per me stesso, cioè non è che io voglio assurgere a insegnante di chi che sia. Il fatto è che se ci fosse stato un governo liberista, granitico, mai avrebbe, sarebbe arrivato a questa soluzione, no? Avrebbe raggiunto magari il welfare attraverso altri sistemi, no? Sì. Invece qua il problema è che abbiamo da una parte un minimo di natura effettivamente liberista nel governo, dall'altra parte invece quella più preponderante destra sociale che comunque è pienamente statalista e pienamente porta a soluzioni di questo tipo, a soluzioni di sostegno, sì, che non divergono poi molto dalle soluzioni proposte dalla sinistra, che è ugualmente statalista. Ok? Cioè il punto è, togliamo il reddito di cittadinanza, ma poi andiamo a utilizzare strumenti simili, forse anche meno efficaci? Cosa ne dici, Brida? Si vedrà. Si vedrà. Bene, io direi dopo questo, questa tirata possiamo proseguire, e anzi parliamo di una tematica
insomma, molto vicina ai giovani, a noi giovani, insomma, giovani insomma, noi l'abbiamo già fatto da qualche anno, ma insomma, parliamo di maturità perché insomma si stanno concludendo in questi giorni gli esami di maturità ed è uscito fuori questo studio molto interessante, ovvero che uno studente su due arriva alla maturità con una preparazione insufficiente in italiano o matematica. Volevo solo farti notare la foto che ho messo in basso, tu riconosci da dove può arrivare, da dove arriva quella foto lì? Tu hai mai visto questo film? Dunque, perché la cultura di cinematografica di città è molto limitata, quindi se lui tocca il mio adesso, punto debole che è la geografia, adesso io tocco il suo. Adesso punto chiedermi debole. Proprio i dettagli, tipo il titolo, mi viene difficile, però sarà un film che si intitolerà tipo Notte prima degli esami. Immaginavo. Vabbè, insomma, si rifà. Sì, l'avrà visto forse quando ero piccolo. Mia sorella, mia sorella guardava film quando ero piccolo io, per cui di sicuro me l'aveva fatto vedere o comunque l'avrò visto in modo, diciamo, così disinteressato. Però sì, si intitolerà così, vero? Sì, sì. Ecco, sì, vedi. Ti voglio colpire sul tuo punto. Vabbè, non è che tu comunque non sai dove sia. No, ma ascolta, non è che ci vuole tanto. Allora pensi alla canzone famosissima di Venditti e dici magari guarda quasi. No, ma ci sono che quello comunque è un film che secondo me ha fatto grande cultura, nel senso che io per diverso tempo mi immaginavo che la maturità fosse esattamente così come vedi in quella scena lì. Cioè, con tutte ste sedie dietro. Noi non l'abbiamo vissuta, però in realtà cioè, era così. Noi l'abbiamo vissuta. Era così, però non proprio. Cioè noi all'epoca del Covid. Tu ti immagini proprio quella scena lì quando pensi. Sì, no, è vero. Invece, no, non è così, ok? Cioè, poi ogni contesto è diverso, no? Ogni classe è diversa. No, assolutamente. Comunque, insomma, rientrando, insomma, la tematica è questa, insomma, che appunto. C'è una grande preoccupazione perché c'è una bassa preparazione in due materie fondamentali. Pensa che io poi anche, insomma, questo articolo diceva che anche colpa delle chiusure del Covid, insomma, ancora un lascito che purtroppo il Covid ci ha lasciato. E poi, anche secondo gli ultimi dati Eurostat, i giovani under 25 senza diploma sono scesi negli ultimi 5 anni dal 14,5% del 2018 all'11,5%. Quindi anche la dispersione, la cosiddetta dispersione esplicita, ovvero l'abbandono degli studi, è sceso. Quindi insomma, questo è un buon dato. Però il fatto che veramente, cioè, se mancano due basi come la matematica e l'italiano, o addirittura entrambe, poi risulta difficile anche proseguire. Ma ovviamente il fatto è che, noi vediamo i dati delle prove invalsi e va bene. Io sono sempre molto scettico sulle prove invalsi perché... Sì, ma lo siamo un po' in tanti. Diciamoci la verità, ad esempio quando noi abbiamo fatto le prove invalsi al liceo, che le abbiamo fatte non in quinta ma in seconda, perché in quinta non si poteva più e va bene. Chi è che le aveva davvero prese con serietà? In pochissimi. No, l'avevamo presa. Non mi ricordo se faceva addirittura media. No, non faceva. Non faceva già non più faceva media. Però comunque l'avevamo. Era comunque una prova. Non faceva media e in molti non l'avevano presa. No, più che guardare i dati delle prove invalsi, o al guardare al dato che ci dice preparazione insufficiente in italiano e in matematica, che poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché come qualifichi la preparazione sufficiente e come la distingui la preparazione insufficiente è tutto da vedere. Lì è insomma, entri in un discorso che... Al di là di questo, guardiamo poi a quelli che sono i risultati, che sono quelli che dicevi tu fondamentalmente, cioè vediamo al dopo, ok? Non guardiamo all'esame di maturità o al risultato delle superiori come fine a se stesso, ma guardiamo al dopo. Guardiamo ad esempio un dato che ho visto qualche tempo fa sui NEET. I NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano. Esatto. Cioè, ho preso infatti una puntata di Una finestra sul mondo. Davvero? Incredibile. Non me l'hai guardato. Una finestra sul mondo. Bravissimo. Appunto, se guardi i dati che riguardano appunto i NEET, vedi esattamente quello che si dice lì, ok? Mm-hmm. Solo che lo vedi da una prospettiva più concreta e più, in un certo senso, problematica, che magari ti spinge di più a trovare una soluzione che il dire
uno studente su due arriva alla maturità con una preparazione insufficiente italiana e matematica. Perché lì cosa puoi dire? Beh, in un caso è colpa dello studente, in un caso è colpa dell'insegnante, in un caso è colpa della chiusura. Però poi quello che conta è il risultato finale. Cioè, se tu esci da lì e per lungo tempo poi non studi e non lavori, evidentemente in qualche fase del percorso qualcosa è andato male, ok? E poi ci sono i soliti discorsi che possiamo fare. Riguardo sempre i dati sui NEET, vai a vedere, ovviamente le regioni del sud hanno una prevalenza notevole, però anche da noi non è che la situazione sia così evidente. A parte questo, poi ci sono i soliti discorsi che possiamo fare, che abbiamo fatto tante volte sulla riforma scolastica, che insomma noi abbiamo invocato. Lui ha addirittura scritto una lettera al... No, non è a lui, no. No. Ma chi gli ha visto? Io avevo scritto una lettera a Porro per quanto riguarda le riforme costituzionali. Non l'avevi scritta anche un ministro? Al ministro, sì, ma per le riforme costituzionali, non per le riforme dell'istruzione. Beh, scrivi anche al ministro. Sì, tu avevi già anche detto questa cosa in una passata puntata. Io lo ripeto. Allora. Vabbè, ma io non me ne posso occupare di queste cose, okay? Cioè non sono abbastanza... preparato sull'argomento. Lanci l'input, poi qualcuno più preparato di te. Ma sì, no, io dico, noi è mesi che lanciamo l'input ormai. Cioè, abbiamo visto un po' tutte quante puntate siamo arrivati, Brida? 18. 18? Sì. Mamma mia, che stanchezza. Ma, ma come fate ancora a guardarci? Ma c'è ancora qualcuno che ci guarda? Sì, qualcuno sì, dai. Vabbè. Come fate ancora ad essere qui? E vabbè, comunque, in 18 puntate nessuno ha ancora accolto i nostri appelli. Io sto iniziando un po' a perdere la speranza. Ma per me è così, insomma, ci sono tante cose tanti problemi da affrontare. Noi continueremo comunque nel nostro ruolo di divulgazione. Sì, e facciamo, continuiamo a fare divulgazione. Perché voi non lo sapete forse, ma un altro punto debole di Citta, un tallone d'Achille, qual è? Insomma, è tutto ciò che è legato alla sfera del sangue, ciò che davvero fa venire, fa svenire, e infatti beve appunto proprio perché, insomma, quando si parla di sangue, Citta è un po' deboluccio. E eccola qua, allora perché abbiamo parlato di... Non ho visto questa notizia. No. Allora, ma perché volete farmi stesso? Inizierò a sudare e tra un po' dovrò andarmene perché starò per svenire. Ma non c'è niente. Perché starò per svenire. No, c'è troppo, va bene? C'è troppo. No, allora, cioè, ti ho solo messo un'immaginetta molto innocua. Il bello è che non sto facendo finta, sta succedendo davvero, ok? Cioè, allora, dai, andiamo veloce e chiudiamo la puntata, vai! No, allora, in realtà, cioè, ci siamo messi a ridere, ma la cosa è importante, perché la notizia è questa, che oltre un giovane su cinque in Italia non dona il sangue per paura del lago. Oh, allora, va bene, allora io non guardo la slide, non guardo neanche la telecamera larga, perché altrimenti sto male. Adesso puoi e non c'è più. Allora, è un qualcosa di sul quale possiamo riflettere, no? Cioè, secondo me, ciascuno ha un po' i suoi motivi. Il mio motivo, più che essere legato al lago in sé, è legato a un trauma che ho vissuto da piccolo, un'emorragia segnatamente, che evidentemente mi ha provocato questa paura. Si chiama tra l'altro la paura del lago, se non sbaglio, belenofobia, qualcosa del genere, non ne sarei sicuro, andate pure a cercare su Google, però... dovremmo, noi che condividiamo queste fobie, farci più forza, perché il fatto è che veniamo un po' visti magari come strani, no, dagli altri, perché chiaramente se uno non ha paura di una cosa del genere ti dice ma scusa, ma come fai a non aver paura? Come fai ad aver paura di una cosa così, così tranquilla, così normale, così semplice? E quindi magari non riescono a capire gli altri l'effettiva entità del nostro terrore, per cui se c'è qualcuno come me all'ascolto, cioè facciamoci forza reciprocamente,
non, e appunto andiamo oltre l'astio che ci rivolgono persone come Brida, ad esempio. No, io non rivolgo nessun astio. Io, no, perché ho voluto parlare di questo? Beh, innanzitutto perché praticamente c'è stata una crescita dei donatori di sangue in realtà. Il problema è che l'invecchiamento di tutte queste persone che donano il sangue, infatti la scarsa, diciamo, volontà dei giovani di donare il sangue, questo è un problema grosso, perché il sangue è... Però quando l'Avis è venuta a fare le loro presentazioni nella nostra classe, aveva avuto davvero un buon successo, se non sbaglio. Sì, no? Sì. Molte bisognerebbe, secondo me, ancora di più che associazioni appunto come l'Avis e tante altre che si occupano di questo, andare davvero nelle scuole e presentare, insomma, com'è andare a donare il sangue, insomma, sì, ecco, magari prima facciamo un sondaggio prima di fare questa presentazione, cioè c'è qualcuno che soffre di appunto fobia del sangue, dell'ago, o altre fobie, ecco, questi li escludiamo da questa presentazione, perché io non sono propriamente svenuto, no, però sono dovuto uscire effettivamente dalla classe. Però questo è molto e importante. Poi uno ci sta male perché dice sono inadeguato, allora. Oh, che bello, finalmente mi posso di nuovo a vedere sullo schermo, sono bellissimo. Dicevo, poi uno ci sta male e quindi anche dal punto di vista proprio del proprio ego ci rimetto. Ma no, vabbè, non bisogna starci male, però davvero è importante andare a donare, soprattutto anche d'estate, perché d'estate le donazioni di solito calano. Quindi davvero andate a donare. Brida è un grande donatore. Ah, vabbè. È normale, insomma, anche io faccio. Poi a volte quando si va a donare si incontrano delle persone che mai ci si aspettava. Sì. Ah, quindi si fanno dei begli incontri e poi no, veramente. La cosa bella che mi era piaciuta di quando erano venuti a fare questa presentazione è che poi la prima volta ti accompagnavano, proprio loro, da quelli dell'associazione, ti accompagnavano. Quindi è molto importante. Quindi davvero andare a donare il sangue è importantissimo, perché il sangue è vita, e quindi senza. E magari qualcuno all'ascolto dice: ma proviamo a superare questa paura. No, città, si potrebbe provare a superare questa paura. Sì, io spero che adesso qui fuori ci sia tipo un qualcuno che mi offra sostegno, che mi porti a fare una passeggiata fuori per riprendere un po' aria dopo questa cosa. No, veramente, cioè, si può provare. No, ma perché in realtà si può. Diciamo che crescendo è tutto più facile, ok? Crescendo è tutto più facile. Io l'ultima volta che sono andato a fare gli esami del sangue sono entrato addirittura da solo nello stanzino dei prelievi, senza che dovessi essere accompagnato dalla mia mamma che mi teneva la mano. Mi ha accompagnato qualcun altro che ringrazio. Agnese, la salutiamo, che è molto lontana in questo momento. Che mi aveva accompagnato, però non era, appunto, avevo deciso di entrare nella sala dei prelievi da solo. Sì, e quello è stato un passo davvero importante. Sì, io mi ricordo il pre e il dopo. Per cui poco per volta ce la possiamo fare e chissà che magari anche noi non ci ritroveremo a donare il sangue e saremo lì ad aspettare che Brida finisca di fare la sua donazione. Non si sa mai. Io nel frattempo ci ho riflettuto e anche controllato mentre prima parlavi, quindi Vilnius è in Lituania, mi è venuto questo flash. Ci hai riflettuto? No, davvero, sono onesto in queste cose, ci ho riflettuto, mi è venuto in mente che poteva essere in Lituania, ho controllato ed effettivamente così. Quindi Vilnius, ok, la capitale della Lituania, ma e ad quindi esempio, noi la capitale della Lettonia, tutti i nostri telespettatori, grazie per averci seguito, ci vediamo domenica prossima con una nuova puntata e speriamo che questa vi sia piaciuta. Un caro saluto. Un caro saluto e a presto.